Ideatrice. Fondatrice. Okay. Fondatrice, facciamo prima. Dai. Se non ti metti qui chiudo e me ne vado, te lo dico prima. Allora, no. No, guarda là, no, dai. Allora, siamo con l'ideatrice, editore e anche direttore redazionale di Gol di Tacco, Giusy Genovese, ti dimentichi questo, sempre il mio nome. Però questo è mio, non me lo prendo. No, tranquillo, no, grazie, no. Grazie Paolo, sono molto contenta di partecipare per il secondo anno consecutivo a questa manifestazione a nome di Gol di Tacco. Perché entrambi i format hanno come linea editoriale quella del fair play e della non violenza. Siamo al premio Sette Colli. Esatto, esattamente. E come nasce questo premio Sette Colli? Beh, questa è una domanda che dovresti fare a Fabrizio Pacifici, non a me. No, comunque fair play perché cerca di unire... Cerca di unire appunto Roma e Lazio, le tifoserie. Siamo alla vigilia del derby. No? Esatto, in vista del derby che si terrà domenica. Domenica a che ora, lo vogliamo ricordare? Alle 15. Alle 15, quindi Stadio Olimpico, la Roma gioca in casa? Esatto. E mentre al San Paolo ci sarà Napoli-Juve alle 21, quindi un bel programmino molto succulento. Quindi un bel... Cosa succederà? E tu cosa prevedi? Dai, vuoi qualche pronostico? Guarda, la Roma... Poi ascolteremo pure Stefano sui pronostici. Assolutamente. Guardati Stefano. Però mi devi far finire perché... Prego, dai. La Roma sarà molto galvanizzata per questo meno uno, però da un'altra parte sappiamo benissimo che i giallorossi quando devono affrontare una partita importante un po' si destabiliscono. Diciamo che quando stanno per arrivare alla ciliegina c'è sempre qualcosa che manca, no? Risultato che prevedi? Io però prevedo la vittoria dei giallorossi assolutamente, anche se la Lazio è in stato di grazia nell'ultimo periodo. Vittoria della Roma, punteggio? 1-0 di misura. Chi segna? Sarà tutto da vedere, dai. Però Totti gioca comunque. Mi piacerebbe, io che sono amante dei campioni delle bandiere, un gol di Totti che magari sarà uno degli ultimi, no, visto l'età. Okay. Mentre San Paolo, secondo me un pareggio. La Juve è in crisi, è inutile nasconderlo, è sotto gli occhi di tutti. Sì. Juve in crisi, Napoli anche vuole vendicare. Lo scorso anno ricordi com'è finito? Lo scorso anno, se non ricordo male, ha vinto. Lo scorso anno vinse la Juve. Ha vinto il Napoli. Abbiamo il computer umano. Ecco Stefano, se vuoi entrare anche qui con insieme. Non ricordo nemmeno cosa ho fatto ieri, devo guardare. Cioè, stare. Allora, ecco Stefano, vogliamo insieme vicino di qui così entri nel campo. Okay, innanzitutto allora, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io mi metto qui, vicino. Okay. Ne facciamo così, okay. Tanto poi lo tagliamo. Allora, okay. Allora puoi rimanere uguale, mettiti un po' più qua e io rimango, okay. Rimane fuori. Okay. Ecco, allora ci controlliamo. Facciamo una cosa.